La Romania è sicuramente un paradiso fiscale. In questo 2023 ci sta riservando delle novità molto importanti. Ma trasferirsi in Romania in questo periodo storico ha ancora senso? Te lo dico dopo la sigla. Ciao, sono Luca Taglialatera e tu sei sul canale di Tax Planning Internazionale. Se non l'hai ancora fatto, ti invito a iscriverti al canale e a lasciarmi un like se ti sarà piaciuto il contenuto di questo meraviglioso video girato dal vivo qui in Romania. Quello alle mie spalle è il Parlamento Nazionale, il che è tra l'altro il secondo edificio governativo più grande del mondo. Qual è il primo? È il Pentagono, ma non è questo l'oggetto di questo video. Cerchiamo di capire se ha senso trasferirsi in Romania, perché sotto un profilo fiscale ce l'ha, te lo anticipo già dall'inizio, poi analizzeremo il profilo fiscale nel corso del video tra qualche minuto. Ma prima di incominciare a parlare di fiscalità voglio raccontarti la storia di Mihai e l'orso, e perché è una delle leggende più iconiche della storia rumena, è una leggenda tale per cui un pastore, Mihai, salva e cura un orso ferito e l'orso gli è riconoscente per il resto della sua vita. Questo per raccontarti che cosa, che valori alla base della cultura romena, quello dell'amicizia e quello della lealtà, sono profondamente radicati. E questo la dice lunga su il grande popolo che è, dal mio personale punto di vista, quello romeno. Per quanto riguarda invece la storia, dovete sapere che la Romania ha raggiunto la sua massima espressione sotto l'Impero Romano. È un paese estremamente, diciamo, dilaniato e straziato dalle guerre dei paesi limitrofi, ma ha cercato comunque di fare del suo meglio. Ci sono state numerose dominazioni, quella mongola, quella turca, quella austriaca. Il periodo probabilmente che ricordiamo meglio è quello della dittatura comunista, perlomeno io che sono un po' più grande di voi, perlomeno quello della dittatura comunista, che è durato fino al 1989. La Romania raggiunge l'indipendenza nel 1877, ma diciamo che la democrazia ritrova la sua massima espressione a partire dalla caduta del muro di Berlino nel 1989, che poi è una data iconica che accomuna, lo vedremo, la maggior parte dei paesi dell'est Europa. Sotto un profilo geopolitico, la Romania è un paese molto interessante, è un vero e proprio ponte tra Oriente e Occidente. Tra l'altro è vicinissima all'Italia, tant'è che è stata oggetto di fenomeni di delocalizzazione, soprattutto da parte dell'Italia del Nord, ed è molto utilizzata anche per fenomeni di internazionalizzazione. Molto spesso si delocalizza, oppure si aprono subsidiary in Romania per sfruttare il basso costo della manodopera, che chiaramente sta salendo anche qui ormai nel 2023 con tutti i fenomeni post-inflazionistici ed iperinflazionistici tipici di questi ultimi due anni, ma sicuramente ancora dei grossi vantaggi, soprattutto delle aree di specializzazione, perché l'educazione universitaria qui è piuttosto elevata, quindi soprattutto nel campo dell'information technology si riesce comunque a trovare personale iper specializzato, e non solo. Appartiene all'Unione Europea dal 2007 e vanta circa una ventina di milioni di persone. Sotto un profilo fiscale invece, perché dovresti considerare, anche se sei, soprattutto se sei, direi oggi, un imprenditore digitale alla Romania. Vediamo quali sono le caratteristiche del sistema tributario romeno, che è un sistema progressivo ispirato in ogni caso a principi di equità, come la maggior parte dei sistemi tributari dell'Europa occidentale ed anche orientale. In questo caso specifico, l'aliquota di tassazione delle persone fisiche è al 10%, mentre quella delle persone giuridiche, cioè delle società, è al 16% flat. Esistono però, come probabilmente già saprai se mi segui, numerose agevolazioni per le piccole e medie imprese, o meglio per le microimprese. C'è un servizio di C'è un sistema che agevola le società con un fatturato fino a 500.000 di euro. In realtà, fino al 31/12/2022, le agevolazioni erano previste per fatturati fino a 1.000.000 di euro, ma come sai se mi segui, la Romania appartiene all'Unione Europea, lo dicevamo, dal 2007, e quindi deve rispettare tutte quelle normative che sono tipiche, che sono figlie della Commissione Europea e del Parlamento Europeo, che è quello che fa le leggi a livello appunto comunitario. E quindi se consideri che il mercato economico, il mercato europeo, il mercato unico europeo nasce per evitare fenomeni di dumping fiscale,
E allora alcuni stati, diciamo, che tirano un po' troppo la corda. A un certo punto arriva la Commissione europea e dice adesso basta. E più o meno è quello che è successo qui in Romania. L'agevolazione fino a 1 milione di euro ha un po' fatto storcere il naso alla Commissione, quindi la Romania si è dovuta adeguare e da quest'anno l'agevolazione si è dimezzata. Ma rimane dal mio punto di vista comunque molto interessante, c'è possibilità in ogni caso di aprire più di un'impresa a determinate condizioni, per cui in realtà il fatturato può essere anche più alto di 500.000. La tassazione è dell'1%, come dicevamo, sul fatturato e quindi non sulla differenza tra ricavi e costi, cioè sull'utile. È possibile avere però l'1% soltanto a determinati requisiti, tra cui l'assunzione di un dipendente, che può essere anche l'amministratore della società stessa, e soprattutto bisogna fare attenzione, questa è una normativa antiabuso di ultima introduzione, il 20% del fatturato non può essere costituito da costi di consulenza, cioè il 20% è il massimo che può essere incassato di servizi di consulenza, l'80% deve essere, diciamo, produzione, vendita. Infatti, se pensiamo anche all'attività di dropshipping, probabilmente la Romania si presta in questo periodo storico in maniera particolarmente interessante. Un'altra informazione interessante è che il dividendo in uscita, o meglio il dividendo erogato dalla società nei confronti del socio, è tassato all'8%. Il socio può essere anche residente all'estero, e cioè può essere anche un amministratore e un socio non residente in Romania. Per i conti correnti alti e bassi, ma diciamo che le banche sono decentemente aperte in questo periodo storico, insomma si riescono a collegare conti correnti e di conseguenza si riescono a collegare anche wallet di pagamento tipo Stripe e PayPal. Le aliquote IVA sono 2 per i servizi, diciamo, alimentari, per i beni alimentari e per i beni sociali di particolare, diciamo, interesse e utilizzo pubblico sono al 9%, l'aliquota standard è al 19%. L'ultima cosa che devo dirti, se stai considerando un trasferimento in Romania, è però di fare attenzione ai vampiri. Va bene, dopo questa ultima battuta io ti ringrazio di avermi ascoltato, sono Luca Taglieratela, sei sul canale Tax Planning Internazionale, se ancora non l'hai fatto ti invito a lasciarmi un like. Se stai pensando a trasferirti in Romania o in un paese dell'est Europa, ti invito invece a prenotare una consulenza con me e con il mio team. Noi ci rivediamo nel prossimo video.